Ragazzi, in questo video parleremo di Alessia Bot, il bot di Goddino, che è un bot che esiste sia per WhatsApp che su Telegram. Su WhatsApp potrebbe cambiare numero casualmente, ma per ora è attivo, quindi è possibile utilizzare Alessia Bot su WhatsApp. Andiamo su Telegram per vedere meglio come funziona questo bot. Ora sono sulla chat di Alessia Bot. Facciamo FAQ per vedere informazioni riguardo Alessia Bot, quindi facciamo FAQ e qua ci dice sia in inglese che in italiano. Selezionando un vario a numero, per esempio, per sapere chi è Goddino oppure da quanto esiste Alessia Bot, noi per esempio vogliamo sapere che cos'è un bot, per chi non lo sapesse. Ecco qua, un bot è un risponditore automatico, risponde in automatico solo ai messaggi che non sono settati. Appena ricevo un messaggio che in quelli impostati, il bot manderà automaticamente una risposta. Quindi il bot risponderà solo ai messaggi che siano settati come risposta. Non è una persona, è un robot virtuale, per capire meglio. Quindi adesso andiamo a vedere i vari comandi che sono disponibili per Alessia Bot, facendo il comando cmd. Bisogna mettere prima il punto esclamativo, se lo trovo. Dove cazzo sta? Eccolo, cmd. Dopo averlo fatto ci dirà se utilizzare i comandi in italiano oppure in inglese. Io sono italiano, quindi metto italiano. Ecco qua. Ci sono vari comandi, però quello che dobbiamo mettere noi è Alessia Bot con il simbolo dell'euro. Ok, vedete? E qua ci sono ancora altri comandi che potete andare a settare. Ci sono comandi riservati alle chat private, comandi riservati alla chat di gruppo e anche comandi disponibili per qualsiasi chat. Noi mettiamo comandi bot per disponibili per qualsiasi chat, quindi ecco qua. Ci sono tantissimi comandi da poter vedere e curiosare fra i vari comandi che sono disponibili per questo bot. Ricordo che alcuni comandi non sono disponibili per WhatsApp, quindi su Telegram è più avvantaggiato rispetto a WhatsApp, perché WhatsApp non supporta i bot, quindi non è possibile inserire gli stessi comandi che sono disponibili su Telegram. Adesso, per esempio, tra i vari comandi, non so, facciamo generali, comandi generali che sarebbero quelli più divertenti. Quindi, per esempio, che giorno è oggi? Ci dirà esattamente che oggi è giovedì, quindi è un bot anche molto intelligente, soprattutto per tutto quello che dovete cercare, perché è sempre connesso 24 ore su 24 con la connessione stabile dello sviluppatore, quindi non avrete né rallentamenti né nulla, quindi sarà velocissimo e rapido nel rispondere ai vostri comandi. Per esempio, facciamo un comando meteo. Ah, scusa, mi dice anche come che ho sbagliato, quindi bisogna mettere meteo, per esempio meteo Roma. Ecco, e ci darà il link per andare a vedere il meteo di Roma. Quindi ci sono tantissimi comandi da vedere. Passiamo a WhatsApp. Su WhatsApp ci sono gli stessi comandi, però come ho già detto alcuni non sono disponibili. Però facendo sempre lo stesso comando, per esempio cmd, sia per le chat private che di gruppo. Ovviamente qua bisogna scrivere, perché su Telegram è possibile anche cliccare i comandi senza scrivere, ma qui bisogna scrivere i comandi. Ok. Ovviamente come prima, Alessia Bot col simbolo dell'euro. Ecco, come potete vedere è possibile anche qui scegliere in base a ciò che volete mettere, per esempio per qualsiasi chat comandi bot. Ecco, e qua ci esce la lista completa di tutti i comandi disponibili per la versione di WhatsApp.
In descrizione vi lascerò il numero di Alessia Bot per poter utilizzare su WhatsApp e anche per Telegram. È possibile aggiungere questo bot anche nei gruppi, quindi sia per gruppi Telegram che WhatsApp. Allora, se non sbaglio, però su WhatsApp ci sono alcuni comandi che su Telegram non ci sono, anche se alcuni comandi di Telegram non sono disponibili su WhatsApp. Per esempio, ci dovrebbe stare dei comandi avanzati. Però in questo momento non ne ho in mente, quindi vabbè, bisogna scrivere il comando per farlo funzionare, per esempio, perché qui, come ho già detto, non è disponibile cliccare i comandi come su Telegram. Facendo, per esempio, riesce a fare anche i calcoli matematici, per esempio calc 900 più 900, anche su Telegram è possibile fare questo comando. E non fa solo le addizioni, anche sottrazioni, divisioni. Ho sbagliato a scrivere, scusate. Calc 900 più 900. E come potete vedere, mi ha risposto e mi ha dato il risultato dell'addizione che ho voluto fare. Vi faccio vedere con la sottrazione. Calc 900 meno 800 e ci dà la risposta, vedete? È molto pratico, riesce a fare sottrazioni, divisioni, moltiplicazioni e anche altre cose, tipo riesce a darvi le forme geometriche e quindi ci sono tantissimi comandi da vedere. E niente, spero che il video vi sia stato utile e come ho già detto in descrizione vi metterò i link per poter utilizzare questo bot. Grazie, arrivederci.